paziente diabetico, come tutti i malati cronici, è soggetto chiaramente ad una differenza di trattamento, di presa in carica, dovuta alla differente gestione della sanità nelle varie in tutto il territorio italiano. Sicuramente abbiamo bisogno come pazienti di una forte sinergia tra tutti i livelli della medicina, quindi primo, secondo, terzo livello, a partire dal medico di medicina generale. I punti principali su cui insistere per ottenere una diabetologia realmente funzionante, che possa essere capace di gestire appieno il paziente diabetico e di consentirgli una presa in carico efficiente ed efficace, è senz'altro la collaborazione principale della medicina generale, che è quella che deve rintracciare preventivamente all'insorgere di qualsiasi tipo di problema il paziente diabetico. La sinergia tra la medicina generale ed il secondo livello, che è il CAD diabetologico, per consentire lo svuotamento del CAD di tutti quei pazienti che possono e che devono essere seguiti quotidianamente dal loro medico di medicina generale. E seconda cosa, la messa in atto la messa in atto dei percorsi previsti, quindi l'organizzazione dei CAD territoriali in reali team diabetologici, quindi con ore dedicate alla diabetologia di tutte quelle specialistiche, a cominciare da quella cardiologica, le ore della dei nefrologi dedicate da parte dei nefrologi, degli oculisti, la presenza di nutrizionisti in tutti i CAD, la presenza di podologi che ad oggi sono pressoché inesistenti nei CAD territoriali come prevenzione del piede diabetico. La Regione Campania ha 400.000 pazienti diabetici, prevalentemente di tipo 2. Negli ultimi anni si è fatto tanto, la Regione, il sistema regionale ha cercato di riordinare, ricomporre la diabetologia tutta, soprattutto quella territoriale. Bisogna dire che la Regione è riuscita, soprattutto in alcune aziende sanitarie, come la Napoli 2 Nord, è riuscita ad attivare dei poli diabetologici rispondenti in tutto e per tutto alle normative vigenti. Quindi con ore dedicate del team diabetologico, con la giusta quantità sia di operatori di medici che di personale infermieristico. Il problema è che tutto questo deve essere ancora attualmente trasportato e applicato in tutte le aziende sanitarie della regione. Il team diabetologico prevede la figura di una serie di specialisti che devono collaborare per una corretta gestione del paziente diabetico. Ad oggi questo purtroppo non è ancora presente dovunque. In pochi luoghi, isole felici, esiste questa reale e corretta presa in carico del paziente. Le associazioni di tutela del paziente devono vigilare perché questo invece diventi la prassi comune dovunque.